Romulus 2 quando esce? Dal 21 ottobre su Sky Romulus 2, svelata la data di uscita della seconda imperdibile stagione disponibile dal 21 ottobre 2022 in esclusiva su Sky Atlantic Now. Parliamo del secondo capitolo della serie Sky Original firmata ancora una volta da Matteo Rovere e prodotta da Sky Studios, Cattleya Groenlandia in collaborazione con i TV Studios, presentata in anteprima alla 17ª edizione della Festa del Cinema di Roma. Risale allo scorso mercoledì 21 aprile la prima conferma del rinnovo della serie Sky Original coprodotta con Cattleya Groenlandia, trasmessa a partire dallo scorso 6 novembre. Le riprese dei nuovi episodi della serie prodotta da Sky, Cattleya Groenlandia sono attualmente in corso fra Roma e dintorni e proseguiranno fino a novembre. La nuova stagione torna su Sky con tante novità, persino la certificazione di essere la prima serie TV italiana totalmente carbon neutral, obiettivo che fa parte del piano di Sky di diventare net zero carbon entro il 2030. In partnership con Albert e con Zen 2030, il nuovo set di Romulus ambisce alla certificazione ufficiale Albert di produzione sostenibile, puntando a un impatto quanto più ridotto possibile sull'ambiente in tutte le fasi della produzione, riducendo le emissioni sia dirette che indirette di gas serra. Anticipazioni su Romulus 2 sono 8 gli episodi della seconda stagione che ritroveranno i protagonisti Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco Di Napoli. La prima stagione di Romulus è soltanto l'inizio di un racconto più ampio, come suggeriva il finale della prima stagione. Nei nuovi episodi, Iemos e Wiros sono uniti come fratelli, hanno fondato la loro città e l'hanno consacrata a Rumia. Roma e i suoi due re diventano presto un simbolo di libertà e accoglienza, ma accendono l'attenzione di un nemico potente, Tito Statios, il re dei Sabini. Girata interamente in protolatino, Romulus è un progetto fortemente voluto dal regista Matteo Rovere, che ha riproposto in chiave inedita la propria versione del mito fondativo di Roma. Un successo, quello di Romulus, che non soltanto ha messo d'accordo critica e pubblico, ma ha consentito al genere del peplum italiano di essere nuovamente esportato e apprezzato all'estero. Rispetto alle future stagioni ipotetiche aveva raccontato il regista Matteo Rovere lo scorso novembre nel corso di un incontro con la stampa a cui era presente anche Serial. It, aggiungendo: ci stiamo lavorando, stiamo ovviamente ragionando su quello che può essere l'universo di Romulus. Nel commentare l'annuncio della seconda stagione lo showrunner Rovere, anche fondatore di Groenlandia, ha dichiarato: con la seconda stagione di Romulus ci avventureremo con ancora più energia nel racconto straordinario della fondazione di Roma. Le nostre protagoniste e i nostri protagonisti, con affascinanti nuovi ingressi, affronteranno difficili sfide, vivranno nuove avventure e battaglie, e ci condurranno verso la scoperta di un grande mistero. Come sono nate Roma e la civiltà occidentale? E chi sarà, alla fine, il nostro Romulus? Neil Hartman, senior director delle produzioni originali Sky Italia, ha dichiarato: non vediamo l'ora di tornare nel mondo arcaico e feroce di Romulus, per ampliarlo. Quest'anno abbiamo scelto di abbracciare una sfida in più, quella di realizzare una produzione Sky Original a minor impatto ambientale. Riccardo Tozzi, fondatore e CEO di Cattleya, ha detto: le tematiche universali e il richiamo alla modernità, già presenti della prima stagione, emergeranno con ancora maggior impulso in questa seconda e alcune nuove straordinarie figure femminili, accanto ai nostri protagonisti, aggiungeranno al racconto una riflessione sul rapporto dell'uomo con il destino e sulla sua volontà di plasmarlo o venirne schiacciato. Cast di Romulus 2, attori e personaggi diversi. Nuovi ingressi nel cast degli 8 nuovi episodi della serie Sky Original che andranno ad affiancare i protagonisti Andrea Arcangeli, Iemos, Marianna Fontana, Ilia, e Francesco Di Napoli, Wiros, Valentina Bellè, Dolce Roma, L'Uomo del Labirinto, Catch 22, Sara Ersilia,
a capo delle sacerdotesse Sabine, Emanuele Maria di Stefano, siccità, interpreterà il re dei Sabini Tito Statios, figlio del dio Sankos, il più potente nemico di Roma, Max Malatesta, favolacce, il primo re, sarà Sabbos, consigliere e braccio destro del re dei Sabini, Ludovica Nasti, l'amica geniale, vestirà i panni di Vibia, la più giovane fra le sacerdotesse Sabine, mentre Giancarlo Commare, Scam Italia, maschile singolare, la belva, sarà Thais, il giovane re di Satricum. Sul set dei nuovi episodi anche Sergio Romano, Amulius, Demetra Vincola, Deftri, Vanessa Scalera, Silvia, già nel cast della prima stagione. Romulus 2 puntate, quante sono torna con 8 nuovi episodi il secondo imperdibile capitolo della serie epica firmata da Matteo Rovere e prodotta da Sky, Cattleya Groenlandia in collaborazione con i TV Studios. Proprio come successo già per la prima, anche la seconda stagione di Romulus sarà venduta dai TV Studios in più di 40 territori. Trailer di Romulus 2. Ad apertura di articolo trovi il trailer ufficiale dei nuovi episodi disponibili dal 21 ottobre su Sky e Now. Romulus 2 in streaming, dove vederlo in streaming, trattandosi di una produzione Sky Original, i nuovi episodi di Romulus saranno sempre disponibili in streaming su Now.